Ai carissimi missionari. Presenti e futuri della Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere. Tutto questo ho voluto raccomandarvi, fratelli carissimi, desideratissimi, nel consegnarvi il libro delle nostre costituzioni, per il desiderio vivissimo che sento della vostra santificazione e del bene della pia nostra società. E dovendo pur prendere da voi commiato, permettete che, riepilogando il già detto, io esprima un voto. Il voto che è la caratteristica che dovrà distinguere i membri presenti e futuri della pia nostra società, sia sempre la risultante di questi coefficienti: spirito di viva fede che ci faccia veder Dio, cercar Dio, amar Dio in tutto, acquendo in noi il desiderio di propagare ovunque il suo regno. Ricorro alla mia esperienza in Giappone, nella quale noi non possiamo vedere i frutti subito, cioè noi gettiamo il seme, ma non subito possiamo raccogliere. Spirito di obbedienza pronta, generosa, costante in tutto e ad ogni costo, per riportare le vittorie da Dio promesse all'uomo obbediente. La missione non è una missione personale, ma è una missione portata avanti secondo il disegno di Cristo, ma anche con la visione e l'iniziativa della congregazione. Spirito di amore intenso per la nostra religiosa famiglia, che dobbiamo considerare qual madre e carità a tutta prova per i membri che la compongono. É o espírito da Carta Testamento que viviam os padres na minha paróquia chamou minha atenção e é muito significativo porque é o fundamento também da minha vocação para responder sim na congregação xaveriana. E questo voto, che voi dovete considerare come il testamento del padre, io lo affido al cuore adorabile di Gesù, pregandolo a renderlo efficace con la sua grazia. E se noi tutti coopereremo dal canto nostro alla sua attuazione, nel miglior modo per noi possibile, benché operai dell'ultima ora, porteremo noi pure il modesto nostro contributo all'edificazione del mistico corpo di Cristo, ricevendone la mercede stessa degli operai dell'ora prima.